Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco, una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore. La festa del battesimo del Signore inaugura il ministero pubblico di Gesù. Lo abbiamo lasciato piccolo bambino appena l'altro ieri e lo ritroviamo invece adulto. Sono passati 30 anni, i 30 anni misteriosi del silenzio di Nazareth, della crescita di Gesù. E a un certo punto Gesù capisce, cercando la volontà del Padre, che deve lasciare la sua casa, la sua famiglia, sua madre, Giuseppe, secondo la tradizione, è già morto, e parte. E dove va? Va a raggiungere, con un lungo viaggio, da Nazareth, l'estremo sud della Giudea, dove il Giordano, vicino alla foce del Giordano, che sbocca nel Mar Morto, va a morire, proprio il caso di dire, nel Mar Morto. E lì c'è Giovanni che battezza, un battesimo di conversione. Matteo sottolinea questa difficoltà. Come mai Gesù, che è colui che è senza peccato, va a chiedere il battesimo, che chiede invece la conversione, il perdono dei peccati? E allora Matteo, a differenza degli altri evangelisti, introduce questo dialogo tra Giovanni e Gesù. Giovanni dice: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» Ecco. Ma Gesù risponde: «Lascia fare, dobbiamo adempiere ogni giustizia». Nel linguaggio ebraico, adempiere la giustizia vuol dire fare la volontà di Dio, rispettare il progetto del Padre. Qual è il progetto del Padre? Quello che proprio si manifesta in questo gesto, il progetto che Gesù, la volontà che Gesù si faccia completamente solidale coi suoi fratelli. Direbbe il Vangelo di Giovanni: «Prenda su di sé il peccato del mondo». Gesù si mette in fila coi peccatori, si mette dentro l'acqua, come se anche lui avesse bisogno di conversione, di pentimento e di perdono. Perché? Perché Gesù prende su di sé i nostri peccati ed è proprio il gesto che inizia il suo ministero pubblico, la sua decisione. E allora Dio risponde, il Padre risponde dai cieli, risponde donando lo Spirito come una colomba che scende su di lui, come lo Spirito che si librava sulle acque nella prima pagina della Bibbia, così ora lo Spirito vola sulle acque della nuova creazione. Si librava sulle acque della prima creazione, adesso il mondo viene ricreato. È come la colomba di Noè alla fine del diluvio. Arriva il tempo della pace e il Padre parla. «Questi è il mio figlio amato, in lui ho posto tutto il mio compiacimento, tutta la mia gioia». Il Padre riconosce in quella scelta del figlio di farsi solidale coi peccatori davvero il suo volto, la sua volontà e il suo amore che si rivela agli uomini. Sarà l'inizio anche, in tanti battisteri c'è questa scena, sarà l'inizio di una riflessione della Chiesa sul battesimo cristiano, che non è come quello di Giovanni, ma che però vive la stessa realtà. Ogni battezzato, su ognuno di noi, il giorno del battesimo il Padre ha detto: «Tu sei il mio figlio amato, in te ho riposto tutta la mia gioia». Ecco, riscoprire il nostro battesimo significa ritrovarsi figli amati, nonostante tutto, e vivere con questa certezza nel cuore.